GF VIP, Antonella Elia senza freni in diretta, sei la gallina madre nella serata di ieri, 26 ottobre, è andata in onda un'altra puntata del Grande Fratello VIP in cui non sono mancati colpi di scena. Francesco Oppini, negli ultimi giorni, è stato al centro delle polemiche per il suo comportamento, considerato da molti poco chiaro. Infatti, nella casa sembra si sia creata una netta divisione in due gruppi e che questo abbia mandato in confusione l'attuale Geffino, che ha sempre cercato di passare del tempo un po' con tutti. Eppure, questa sua versatilità non è molto piaciuta al pubblico e, in particolare, neanche ad Antonella Elia, l'opinionista, con la schiettezza che la contraddistingue da sempre. Nella scorsa puntata ha espresso il suo pensiero nei confronti di Francesco, scatenando così parecchie critiche. Ma vediamo meglio cosa è successo. Alba Parietti difende il figlio e attacca Antonella Elia, ecco cosa è successo dopo le critiche a Francesco Oppini da parte di Antonella Elia nella scorsa puntata, in cui lo ha definito viscido, anche Alba Parietti è intervenuta per dire la sua. Infatti, la conduttrice televisiva tramite i suoi social ha preso le parti di suo figlio, dicendosi addirittura molto preoccupata per il ragazzo a causa dell'ambiente malsano in cui si trova attualmente. E così, durante la diretta, Alfonso Signorini ha voluto leggere il post pubblicato dalla Parietti, soprattutto per dare ad Antonella Elia la possibilità di replica. Infatti, l'opinionista si è subito giustificata spiegando che il suo commento fosse stato frainteso. La showgirl non voleva paragonare Francesco Oppini a un verme, ma semplicemente con quel termine si stava riferendo al suo carattere sfuggente, che ha dimostrato di avere nelle ultime puntate. Ma alla fine del suo discorso, Antonella Elia ci ha tenuto anche a mandare una piccata frecciatina ad Alba Parietti. Tu sei la gallina madre e dai le penne arruffate, ha chiosato in questo modo la showgirl, tra le risate e lo stupore dei presenti in studio. Chissà se questo sia solo l'inizio di una nuova faida social oppure Alba Parietti decida di non rispondere più alle provocazioni dell'Elia.